Dunque, il castello di Montecuffoni venne usato come altre 30 ville della zona della provincia di Firenze come rifugio bellico durante la Seconda Guerra Mondiale. Niente, era di proprietà di un cittadino inglese, per cui immediatamente dopo la guerra fu requisito dallo Stato italiano e quindi si rese disponibile per un utilizzo di questo genere. Quando la sovrintendenza decise di spostare le opere fiorentine in questi rifugi della campagna, il castello Montecuffoni, diciamo, fu subito disponibile. Mancava solo una persona a cui affidare l'incarico della sorveglianza e fu individuata nel mio nonno, che era l'autista del proprietario qui del castello. Niente, la predella è arrivata a Montecuffoni insieme nel novembre del 1942, insieme a altre 271 opere provenienti dagli Uffizi, dall'Accademia, dalla Palatina, eccetera, e furono mantenute all'interno del castello per tutta la guerra, per tutta la durata della guerra. Quindi ci furono anche momenti abbastanza difficili quando ci fu il passaggio del fronte. Qui entrarono dei paracadutisti tedeschi di forza all'interno del castello, quindi volevano bruciare le opere. Niente, mio nonno si oppose a questo, riuscì a salvare capre e cavolo, diciamo, e niente, la cosa poi finalmente arrivarono rapidamente gli alleati, e quindi arrivarono i Monuments Men, Tenente Hart, eccetera, e niente, fu liberato il castello. E l'operazione non finì subito, perché rimasero le opere ancora per un anno e mezzo qui a Montecuffoni, perché a Firenze c'erano macerie, rovine, quindi era impossibile riportare le opere. Furono riportate a Firenze solo nel dicembre del 1945.